Benvenuti in un canale cui protagonista, nonché showman e proprietario, si autosabota perché è molto più importante fare battute e prendere per il culo tutto quello che gli sta sul cazzo anziché il proprio lavoro. Per cui, vabbè, sigla. E quindi benvenuti in un video in cui non solo ho il sole davanti alla faccia, ma ogni tanto passeranno delle persone che ovviamente non si accorgono, non si rendono conto che c'è un video, quindi diventerà tipo Franchino il criminale quando a un certo punto gli passano davanti alla telecamera e diventa tutto bianco e nero e comincia a fare: no, scusa, sto solo a fare un video, mi sto solo a mangiare 3 etti di prosciutto, porco di... Beh, di che cazzo si parla? Di un sacco di cose. Per esempio c'è Instagram che ha cominciato a vendere le spunte blu. Comunque io mi sento in un video di Zeb. Cioè io sono letteralmente un video di Zeb con la telecamera messa in un posto, io da solo qua col microfono. Tra l'altro avete visto che cazzo di professionalità? Li ho comprati da solo, Vabbè, Instagram ha fatto milioni e miliardi di dollari perché ha cominciato a vendere quelle cazzo di spunte blu. E io non so come commentarla questa cosa. Per cui, come sempre, come da tradizione, e qua divento Farenz, si manda un piccolo sketch. Ricchezza, fama, potere. Una volta tutto questo aveva un prezzo. Giornali, televisioni, no. Adesso per essere tutelato sui social bastano poco meno di 20 euro. Ed eccola là, la spunta blu. Una spunta che mi dona assistenza, che mi aiuta finalmente in quanto creator, anche se non ho milioni di followers. Ma per una volta Instagram ha fatto la cosa giusta, sì, per aiutare gli influencer come me. Ma davvero stai a dire? Ma te pare, porco... Influencer, content creator, VIP de sto cazzo. Ragazzi e ragazze alla ricerca di fama, a scapito di genitori che lavorano per pagare 2 schifose linee accanto ai loro profili da 300 schifosi followers. Dona 16,99 euro per la causa. Aiuta un megalomane fallito. Che cosa sto combinando? Un sacco di cose. Allora, sto girando un nuovo cortometraggio. Si chiamerà... No, aspetta, non te lo dico. Facciamo che... Mandiamo un trailer. Questa è la mia storia, stai per sentirla. È quello a che ti serve? Quella pallottola ti ha fatto molto male. Non toccare quel pulsante, bro! L'aria è buona, scatta! Sono tornato. Ci sei sempre stato, bro. Chi trovi che mi può? Non avrei mai immaginato che il mio corpo potesse subire questi cambiamenti. Questo è un buon nascondiglio. Non avete mai visto niente del genere. In questo periodo ho fatto un sacco di cose. Allora, ho aperto un profilo Facebook che ha tipo 500 followers, una roba senza senso, e la gente sotto ai video, perché sto ricaricando tutti i video ovviamente tipo a caso, mi commenta puttanate, tipo sotto un video in cui parlo dei Game Boy uno mi ha scritto che non conosco i Game Boy. Cioè una roba tipo, comunque devi farti un po' più di cultura sui Game Boy perché non li conosci abbastanza. A me! A me! Poi vabbè, ho aperto su Instagram un secondo profilo in cui metto contenutini un pochino più scialbi, un pochino più semplici, leggeri, tipo questo. Tienes el culo negro? Pues aquí te traigo la solución. O in cui faccio, come sempre, satira, vabbè, satira, battute del cazzo, tipo questo. Come dovrebbero essere le recensioni dei food blogger, secondo me? Ho ordinato pizza. Buono. Poi vabbè, niente, estate, che cazzo devi fare se non andare al mare, oppure se rimani in città, andare al centro commerciale e fingere che ci sia un apocalisse zombie. Non lo so, ragazzi, ho il cervello in fumo. Zombie al centro commerciale. Oggi io e il mio amico Crittico andremo a scoprire cosa si c'era. Ho sbagliato. Tutto a posto. Fantasmi, zombie, UFO. Cosa ci sarà mai? Zombie. Il supermercato era uno dei posti a livello di truffa più alto che esistesse, per cui la gente li frequentava di più. La gente in Italia, abituata alla mafia, chiaramente non poteva fare il contrario. Cosa troveremo? Cosa troveremo, bro? Zombie? Ragazzi, qualcuno ha riattivato le luci. Si vede che il generatore si è riattivato automaticamente. Ma andiamo a vedere che cosa c'è. Cosa c'è qua? Cosa si cela all'interno? Fermi. Fermi, uno zombie, l'abbiamo trovato. Allora, quello, innanzitutto non bisogna perdere la calma. Quello che bisogna fare è spaccargli il cervello o staccargli la testa. Ok, ragazzi, state tranquilli, venite con me. Tutto ok, non vi preoccupate. Adesso possiamo andare avanti nel nostro percorso. Venite con me, anche un altro zombie qua, ma non fa niente. Sono stato invitato ad una fiera del fumetto molto importante, di cui non farò il nome semplicemente perché adesso manderò uno sketch che sputtana completamente tutto quello che è successo, per cui lo sketch riassume tutto. Vabbè, abbiamo capito. Però si può fare uno sketch sulla censura che ti fanno le fiere del fumetto, quelli in riva al mare? Vabbè, capito, è solo un modo per non farmi querelare. Comunque, quelle fiere del fumetto che ti chiamano perché sei Tremabel, però quando sei sul palco 4 giorni a dire cazzo, tipo, non lo puoi dire, quindi vaffanculo, mi stanno censurando, ma se arriva Dario Moccia lo puoi dire, perché Dario Moccia porta le persone davanti al palco e non sei tu che sei un coglione che hai messo il palco in un posto a caso in che non lo trova nessuno. No, no, no. È colpa di Tremabel. Non credo proprio, sai. Ah, ok. Basta.
È finito lo sketch. Cioè, non c'è nessuno sketch. Non c'è la sigla, non c'è. Cioè, se non posso fare. O se Matthew mi dice che non lo posso fare, che cazzo. Ma che cazzo di volete ancora? Basta, cioè, è finito. Non possiamo dire che le fiere fanno le cose stupide, quindi mi censura, non si può dire. Non si può dire. Vabbè, ok. Io boh, a casa, cazzo. Che cazzo stiamo dicendo? Boh. Tolgo il microfono, che cazzo. Io chiedo scusa a nome di tutte quante le fumette d'Italia a nome suo. Però. Le cosa? Le fumette? Le fumette? Non è andato a casa. Le fumetterie. Ah, vado a casa. Ciao. Per cui niente, è successo esattamente questo e niente, però mi sono comunque divertito. In realtà sono stato con Dario Moccia, abbiamo ballato, abbiamo cantato, abbiamo cazzeggiato. Girano anche su TikTok delle clip molto divertenti. Ecco Dario Moccia che mi guarda da sopra questo palco, succhia questa palla, prendila Dario, vieni qua cazzo, sono un calendario. Per forza! Per cui su questo bellissimo palco è stato bello, finché è durato ovviamente, dire puttanate e tutto quanto e... basta. Il palco secondario c'era Emabel che stava lì, cantava battuta sui neri, battuta sui gay e prendo la suite all'I suite. Ecco, Emabel era ubriaco marcio e non era mai stato un 5 stelle, sembrava pippato, toccava tutto, rompeva il cazzo a tutti, alla reception facciale gag, tant'è che arriviamo alla suite, io mi lavo, fa, posso fare una anch'io? Docetta fatta. Ah, poi una cosa molto divertente che è successa, ho lavorato per il Rock in Roma e girando delle piccole clip divertenti, tipo questa. Ciao ragazzi, benvenuti ad una nuova puntata di Rock in Roma, il posto in cui per vedere i concerti devi stare 3 ore dopo il concerto in macchina, andiamo! Ragazzi, andiamo a intervistare questo ragazzo che mi sta guardando con una faccia veramente pazzesca. Come si chiama la prima canzone del disco Italiano Medio? Sono piuttosto ignorante a riguardo, quindi hai preso proprio la persona... Come vedete i fan di J-Ax degli Articolo 31 non conoscono un cazzo. Ci troviamo qua mio padre con il cappello più stupido del mondo. Come ti chiami? Gabriele. Puoi dire alla telecamera che ti piacciono un sacco gli Articolo 31? Beh sì, tanto. Quanto sei fan da 1 a 7? 7. Benissimo, allora come si chiama la quarta canzone del disco Italiano Medio? No, non ho idea, la quarta. E allora che cazzo? Finalmente qualcuno parlerà con l'assistenza, che nessuno ne parla. Tu sei fan di Articolo 31? Ascolto molta musica. Vabbè, ti posso regalare il Blu-ray di Luca? Sì. Attenzione, no. Parlano. Pasticcia bianco-rossa l'avete messa voi? In diretta. Allora, come si chiama la hit del 96, quella che li ha fatti spopolare agli Articoli, dai? Vabbè, Franky Funky. J-Ax, ha mai fatto un featuring con Fabri Fibra? Sì. Ragazzi, la persona più preparata fra tutti e non è del concerto. Questo vi fa ragionare, eh? Grazie di questo disco, Tremabel. Grazie a te bro, ci vediamo alle prossime interviste del Rock in Roma. Eccetera. Vabbè ragazzi, il motivo vero di questo video è un brutto momento per me. Anche se sembra tutto rose e fiori, è un brutto momento perché si è conclusa la collaborazione artistica con lo studio in cui ho fatto i video in tutto questo periodo. In più sono stato non proprio trattato bene da alcune realtà. È un po' una merda. In realtà va bene, non è che non va bene, anzi sono in crescita, però c'è quel piccolo porco. La cosa positiva è che tutto ciò mi sta ricordando il motivo per cui combatto. La libertà di parola e di espressione, che non giustificano ovviamente, come dico sempre, ignoranza e insulti, bensì la sensibilizzazione proprio riguardo alcuni argomenti. Per cui se la gente pensa veramente che può fermarmi, non ha capito un cazzo. A me non interessa niente che tu sia il proprietario della più grande multinazionale del pianeta. Io so che ho ragione quando parlo di questo, quando faccio questo tipo di comicità. Per cui se tu mi vuoi tarpare le ali, sei te che c'hai la coda di paglia e basta. Non c'è un cazzo da dire. Per cui combattere per questo è la cosa di cui non farò mai a meno, mai. Io combatterò per sempre per questo, per i miei valori e anzi. Per cui ragazzi, vaffanculo al politicamente corretto. Ci vediamo nel prossimo video che si chiamerà Intervisto un nero in un campo di cotone.
Benvenuti in un canale cui protagonista, nonché showman, direttore di tutte le gag e le cose, si autosabota perché è più... Io ce la farò a dire una battuta? Ce la farò? È facile dire una battuta? È impossibile dirla. Porca madonna.